stata presentata questa mattina a Pescara la proposta di legge a sostegno del sistema informativo regionale. Si tratta di un'iniziativa tesa a garantire e rafforzare il pluralismo e il fondamentale ruolo dei media locali, quali importante presidio democratico, nonché presupposto per lo sviluppo di una effettiva trasparenza e partecipazione attiva dei cittadini. Una misura che nasce anche per sostenere l'attività editoriale, promuovendo l'innovazione dei mezzi e la tutela dei lavoratori. A illustrare i contenuti della proposta sono stati i consiglieri firmatari Giovanni Legnini, Silvio Paolucci, Dino Pepe, Americo Di Benedetto e Sandro Mariani. Noi lo abbiamo detto e lo stiamo praticando, nel mentre svolgiamo un'opposizione di merito puntuale, quotidiana, su tutto ciò che non ci piace, presentiamo proposte, disegni di legge di settore, sistematiche. Oggi con l'editoria, nel prossimo futuro presenteremo altri importanti interventi. Così si esercita, si mantengono gli impegni assunti con i cittadini elettori. Prevede innanzitutto di attuare un principio contenuto nello statuto della nostra regione, quello cioè che impegna la regione stessa a promuovere il pluralismo dell'informazione, la libertà di informazione, la qualità del sistema dell'informazione, i diritti dei cittadini a partecipare attraverso un'informazione appunto libera, corretta e completa. Lo facciamo attraverso molteplici tipologie di intervento: occupazione stabile e di qualità, incentivo finanziario all'innovazione tecnologica, credito d'imposta per la quota incrementale di raccolta pubblicitaria, riorganizzazione della comunicazione istituzionale della regione dei piccoli e medi comuni. 1 milione di euro all'anno, indichiamo la fonte di attingimento, una cifra non rilevantissima ma importante, significativa, che potrebbe costituire una boccata d'ossigeno per il sistema dell'informazione abruzzese.